Ciao bambini, sono la maestra Mariangela. Avete ascoltato la storia di Lucy e il filo dell'amicizia? Vi è piaciuta? È una storia simpatica. Oggi, rovistando tra i miei cassetti, ho trovato questo gomitolo rosso, che sembra proprio il filo che ha legato insieme, in un'amicizia bella e gioiosa, Lucy ed Hank. Allora ho pensato di fare una piccola attività utilizzando questo filo. Ci servono dei fogli, un cartoncino di cartoncino un po' più spesso, ne basta uno, dei fogli bianchi un po' più leggeri, potete scegliere il colore del cartoncino che avete a casa o che preferite, dei pennarelli, una forbice con le punte arrotondate, il nostro filo. Prendiamo per prima cosa il foglio di cartoncino, quello un po' più spesso, e lo pieghiamo in questo modo, facendo bene combaciare gli angolini, premendo al centro e con il dito si preme lungo la piegatura. In questo modo. Poi prendiamo, io direi, tre fogli di carta, quella più leggera, e facciamo la stessa cosa anche con questi fogli. Facciamo bene combaciare gli angolini e poi premiamo forte. Uno. Due, e tre. Adesso cosa facciamo? Riprendiamo il foglio di cartoncino e ci adagiamo sopra anche i nostri tre fogli. Ecco qui. Andiamo a prendere il nostro pezzo di filo in questo modo. Ecco qui. E lo mettiamo in modo da unire tutti i nostri fogli. Facciamo un bel nodino, così ci alleniamo anche a fare i nodi, e ne facciamo un altro, così siamo sicuri che non si scioglie. Adesso qui il filo è troppo lungo, prendiamo le forbici e lo tagliamo un pochino. A me piace tenerlo un po' così. E avete visto, abbiamo formato semplice semplice un libretto. Cosa possiamo fare in questo libro? Possiamo dargli il titolo che vogliamo. Io do il titolo La mia famiglia. La mia famiglia, e dentro alle pagine andrò a disegnare i componenti della mia famiglia. Oppure questo libro potrebbe, visto che è un'attività, dopo aver ascoltato la storia di Lucy e il filo dell'amicizia, con dei bei colori possiamo scrivere i miei amici. Quanto ci mancano gli amici in questo periodo?
in cui dobbiamo stare dentro casa, però possiamo sentirli. Vederli da lontano, i miei amici. E dentro qui andrò a disegnare tutti i miei amici. È una semplice attività che vi può servire per raccogliere, ad esempio, anche i vostri disegni, i vostri collage o le cose che raccogliete in giardino. Divertitevi a fare i vostri libretti insieme anche ai vostri fratelli o alla mamma e al papà. I più grandi si possono far aiutare a scrivere le parole. Ciao bambini, un saluto dalla maestra Mariangela.